Un minuto di storia con Padre Pio da Pietrelcina, dalla chiesa conventuale di Sant'Anna in Foggia, un luogo che accolse Padre Pio nel 1916. In questo periodo di quarantena accoglie anche noi per raccontarvi quello che accadde in queste giornate. E nel 1926, il 23 aprile, viene messo all'indice un libro dedicato a Padre Pio da Pietrelcina. Si intitolava proprio Padre Pio da Pietrelcina, scritto da Emanuele Brunatto con lo pseudonimo Giuseppe De Rossi. 144 pagine, il costo di 7 lire. Ma Brunatto non voleva nulla per i diritti, anzi ha devoluto il tutto ad opere di beneficenza e lo faceva solo per raccontare a tutto il mondo di questo straordinario frate minore cappuccino. Pensate un po', venne pubblicato il 20 di aprile, dopo 3 giorni tutte le copie vennero ritirate immediatamente dalla vendita. Venne messo all'indice dalla Suprema Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, che pubblicò un comunicato negli Acta Apostolica Sedis. Che cosa diceva questo comunicato? Ecco, in sintesi, è stato stampato a Roma dall'editore Berlutti senza alcun permesso dell'autorità ecclesiastica questo opuscolo dal titolo Padre Pio da Pietrelcina. La prefazione a firma di Giuseppe De Rossi e per norma dei fedeli, la Suprema Sacra Congregazione fa noto che detta pubblicazione, trattando anche di pretesi miracoli e di altri fatti straordinari, è ipso iure proibita e non si può, senza dovuto permesso, né stamparsi, né leggersi, né ritenersi e né vendersi e né tantomeno tradursi in altre lingue, né comunque comunicarsi con altri. Era di fatto proibita anche la lettura di questa stampa che oggi è conservata nella sala di lettura dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo, anche nella stessa biblioteca Benedetto Nardella di San Severo. Inoltre, in questa notificazione si ricordava che i fedeli sappiano essere in loro dovere di astenersi dall'andare a visitarlo o mantenere con lui relazioni anche semplicemente epistolari. Fu un decreto firmato proprio in questa giornata dal notaro Monsignor Luigi Castellano, il notaro della Suprema Sacra Congregazione del Sant'Uffizio. Si trattava di una piccola biografia che raccontava la storia, la vita di Padre Pio, di quello che accadeva attorno al convento di San Giovanni Rotondo. Fatti straordinari, dando così un giudizio sullo stesso Padre Pio. Un Padre Pio che dal libro emergeva come un uomo di Dio santo e poi perseguitato nella Chiesa.